Visto che vivo vicino all'Australia, sto vedendo con i miei occhi gli effetti del riscaldamento climatico. Quindi, prima che vada a fuoco pure io, noi neozelandesi abbiamo deciso di contrastare l'effetto serra, perché l'ambiente è importante. C'è un pianeta B. Nuova Zelanda. Che davvero? Gnafò, gnafò. Non vi capisco. Lo sapete che gli allevamenti intensivi sono una delle principali cause del riscaldamento climatico? Sai che secondo alcuni studi i dinosauri si sono estinti proprio perché avevano troppo gas? Però ho detto io che bisogna avere un'alimentazione equilibrata. Esattamente come funziona Nuova Zelanda? Non appena una mucca fa il rottino appare un vigile e gli fa la multa? Ma io lo trovo assurdo. Tieniti conto Nuova Zelanda, sino la Corea del Nord lo trova assurdo. È il paese dell'assurdo. Ma quelle del sud sono il paese dei missili! Anche un missile, lancio un missile! Scusatemi se cerco di salvare il salvabile. Zelanda, per favore, non dare questa idea a mamma Germania. Quella cerca sempre nuove cose da tassare. Bello! Ah, interessante! Potremmo anche noi mettere una tassa sui rottini? Perché non c'è rimasto più nient'altro da tassare? Ho tassato anche l'aria ormai? Con la scusa delle mascherine la gente paga anche per respirare? Trovare soldi in un altro modo. Magari smettendo di comprare il gas dai russi? La butto lì, eh. Il riscaldamento climatico non è quella cosa che se non ci pensi non esiste più. Quando dobbiamo intervenire? Lasciamo che la natura faccia il suo corso. Poi si trova sempre un equilibrio. È quell'articolo di giornale che c'hai sopra la testa? L'articolo di giornale. Dai, dai. Nanni! Che ti ho fatto scossa? Antonia, stai zitta che non si è accorto di noi due. Putin te lo chiede, io sono la Finlandia. Grazie, ragazze. Dai, Lituania, non ti preoccupare. Cerca di non guardarlo negli occhi ed andrà tutto bene. Lituania è nell'Unione Europea e nella NATO. Praticamente è come infilare una forchetta in una presa elettrica. Una legge vecchia, ora di demolirla. Già che c'eri, potevi anche disconoscere i territori della Siberia che mi hai rubato durante la Seconda Guerra Mondiale. Sempre d'ovest, guardi. Quelli con te non vogliono giocare. Li chiamano alleati. Ho capito dove vuoi arrivare, Russia. Bene. Unione Europea dobbiamo avere una risposta compatta. Al mio schnella. Fai. Trai. Germania, non ho capito cosa dobbiamo fare. Fare niente. Aspettare il permesso degli americani per bombardare i russi. Sono loro che comandano questo continente. Cose che succedono quando perdi la Seconda Guerra Mondiale. Quanti Stati Uniti, dammi il via. Falto la Russia. Farfalla. Un'altra farfalla.